Il video illustra i passaggi chiave della pieroplastica laparoscopica retroperitoneale secondo Anderson Hines. Posizioniamo tre trocars con tecnica open digitoguidata. Incisa la fascia di gerota in senso cranio-caudale, si accede al retroperitoneo, esponendo il muscolo iliopsoas, che insieme ai grossi vasi addominali rappresentano i più importanti reperi chirurgici in questo approccio. L'uretere lombare viene immediatamente esposto. Eseguiamo una minuziosa uretero-pielolisi al fine di evidenziare la corretta sede del giunto pielo-ureterale anomalo ostruente ed eventuali varianti anatomiche accessorie. Si esegue pielo-ureterotomia dismembered con exeresi del bacinetto renale qualora esuberante. Spatulamento dell'uretere per 2 cm. Confezionamento del piatto anteriore della plastica con sutura continua in monofilamento. Posizionamento intracorporeo di stent ureterale. Punti staccati di rinforzo sul piatto anteriore. Completamento della raffia con altra sutura continua ad affondare il bacinetto renale.
drenaggio in loggia.